intitola What Are You Waiting For? L'ultimo singolo dei Soul Six, l'eclettico gruppo vocale campano, reduce anche dalle collaborazioni con artisti rinomati come Nino Buonocore, Tullio De Piscopo, James Senese e Stefano Di Battista. Il brano, nato a quattro mani da Michele Criscuole e da Gianluca Marrazzo con la promozione di Massimiliano Duva, si qualifica a pieno titolo come un inno ufficiale della costiera amalfitana ed è un invito a ritrovare la libertà e la pienezza nella nostra divina costa. Il videoclip vede i sei artisti trascinare l'ascoltatore in un viaggio che abbraccia la costiera, a partire da Capo d'Orso fino alla dimora storica di Palazzo Verone, alla guida di auto e moto d'epoca in un crescendo ritmo accattivante e coinvolgente che mescola elementi vintage a modernità. Una vera e propria iniezione di colori e musica che restituisce un'immagine fresca e gioiosa del territorio. Quando Michele ci ha fatto questa proposta abbiamo appoggiato con grande entusiasmo il progetto. Il brano è stato perfezionato ed arrangiato da Gianluca Marrazzo e noi come Soul Six, Carmine Granato, Arturo Caccavale, Angela Ruscio, Ida Manna e la sottoscritta Giusy Visconto abbiamo messo voce e cuore in questo brano. È un brano in inglese perché è rivolto ad un pubblico internazionale e vuole essere un po', tra virgolette, un inno della costa d'Amalfi, visto che è un invito a correre, a non aspettare tempo, a indossare le scarpe, a raggiungere questa meravigliosa fascia di costa che è un regalo per noi davvero importante. Quello che ci è piaciuto del progetto è che non è soltanto un invito al divertimento, ma un invito a godere della bellezza di un luogo nel quale è possibile anche in qualche modo ritrovarsi nei momenti bui. Mai come in questo periodo, credo che a livello locale e internazionale abbiamo bisogno di circondarci di bellezza e di sorridere. Il brano è accompagnato da un video che mostra a tutti le bellezze della costa d'Amalfi ed è stata un'opportunità per noi anche di riguardare i luoghi ormai a noi familiari con occhi diversi ed è un invito proprio davvero a guardarli con amore e a proteggerli. Ci siamo divertiti tantissimo in questo brano e che ripeto non è soltanto un invito a ballare al divertimento ma c'è dietro anche un pensiero che è un po' quello che è, come dire, leitmotiv di tutte le scelte che abbiamo fatto in questi ultimi anni con i Soul Six.